Lui ti trasmetteva tutto se stesso. Quello che Tempi ci ha sempre dato è lo spirito per dire qui bisogna fare qualcosa per la gente. Un principio etico cardine che è fondativo del Fondo dei Tempi è quello di raccogliere, di portare il valore collettivo a una missione, a un obiettivo specifico, che è quello di migliorare le condizioni dei pazienti e dei loro familiari in ambito oncologico. L'idea nasce appunto da una promessa strappata sul letto di morte del figlio Edo Tempia, Elvo, che è quello di fare qualcosa di positivo. Tutto quello che c'è oggi qui al fondo è frutto tutto dell'impegno di Tempia, della sua intuizione, della sua intelligenza, della sua lungimiranza, di quello che lui ha saputo seminare. È assolutamente raro trovare in un comunista questa disposizione a occuparsi del sociale nel modo in cui se ne occupa Tempia. Non fu semplicemente pragmatismo, fu capacità di leggere il futuro. Una persona che pensava fuori dal canone. Io l'ho conosciuto da bambina, quando lui era, dopo la guerra di liberazione, era il partigiano Gino. E l'ho sempre chiamato così. Aveva avuto praticamente tutte le esperienze politiche perché era stato deputato. Umberto Veronesi viene a mettere la faccia. E quando mi chiamò per vedere se insieme avessimo potuto coniugare la sua esperienza politica con uno sviluppo scientifico, soprattutto nel campo delle malattie tumorali, della zona biellese, fui felice di aderire. Lui voleva raggiungerle le persone, metterle in condizione di fare gli screening. Coinvolgere migliaia di donne? Sì. Migliaia di operaie? Sì. Per la prima volta si rompe il muro tra ospedale e territorio. Sorgerà a Biella il primo laboratorio italiano di nanobiologia applicata. E questa è stata un po' una visione che ha avuto Elvo Tempia fin dall'inizio, di introdurre delle tecnologie così raffinate in un'epoca in cui erano viste quasi come inutili o comunque avveniristiche. Questa battaglia veramente può andare avanti, questa battaglia non avrà fine fin tanto che non sarà portata a compimento.